Nel Cinquecento capiva esattamente che cosa c'era scritto, pittoricamente, e non le scritte perché non le sapeva leggere, ma quello che c'era scritto lo capiva. Allora, e questo è il punto, no? Cioè, se noi riuscissimo a comprendere che non siamo la generazione più colta che sia mai passata sulla Terra, forse direi il contrario. Cioè, non so se noi riusciamo a darci il grado di civiltà, perché per essere una civiltà c'è bisogno di tanti elementi uno vicino all'altro. Noi abbiamo alcuni che sono alti, il benessere, la tecnologia, ma tutto il resto manca. Tutto il resto manca. Quindi io non so fino in fondo se rispetto ad altre epoche dove c'erano sicuramente problemi molto grandi, noi possiamo stare alla pari. Perché noi cattedrali non ne costruiamo. Noi non costruiamo la Cappella Sistina, noi non facciamo biblioteche monumentali come l'abbazia di Grotta Ferrata. Cioè, per mettere a registro in un comune una spesa di 20.000 euro per la cultura, bisogna fare i salti mortali. In altre epoche, cioè, se mettiamo a disposizione miliardi per la cultura, no? Allora voi capite che questo, ma non, cioè, parlo di Grotta Ferrata in generale. Allora, voi capite che questo è il problema. Fare storia dell'arte significa anche riflettere profondamente sull'uomo e sulla nostra contemporaneità. Grazie. Ah, ricordatevi che mercoledì abbiamo un'ulteriore cosa, quindi se rivenite anche mercoledì ci fa piacere. No, mercoledì parliamo del Sodoma, così vediamo che cosa succede. Proposto da una professoressa svedese che viene apposta appositamente all'Università di Uppsala per... che è una mia carissima amica, con un punto di vista però totalmente diverso, perché lei è protestante, non è cattolica, quindi alcune cose le vede da un altro punto di vista, quindi anche abbiamo pensato di mettere... Grazie, buonasera.